ragazzi, benvenuti in questo video. Oggi siamo in questo video, finalmente siamo tornati con la Pixelmon, perché oggi è super venerdì e oggi finalmente abbiamo concluso la nostra bellissima palestra, che è la palestra più bella degli ultimi mille mille anni. E quindi, se siete pronti per vedere la bellissima palestra, mi raccomando, lasciate un bellissimo mi piace. Arriviamo tantissimi mi piace, perché che non ha senso, però ok. Quindi vi lascio la sigla e iniziamo con il video. Ok ragazzi, eccoci finalmente dentro la Pixelmon. Siamo nelle coordinate della mia bellissima palestra, che come alcuni di voi sanno, se hanno visto il video dove ho fatto vedere, diciamo, la parte iniziale della palestra, è situata nella mesa. Mi piace un sacco, mi piace con tante P, mi piace un sacco questo bioma, perché forse un po' rispecchia il Matteo Fire, la siccità e il fuoco, così. Allora, ci sto lavorando veramente da tanto. Molti di voi lo sanno, che tipo, siccome vado tantissimo, cioè sto tantissimo tempo in università, tipo dalla mattina fino alla sera, poi torno e devo fare i video per il giorno dopo, non ho mai tempo per fare, diciamo, la palestra. Quindi mi sono impegnato veramente notti e notti e abbiamo finalmente finito. Guardate qui quanta roba, a parte che ho cotto tutta la stone, perché ho tipo rifatto tutto. Vabbè, poi vedrete, insomma. Qui c'è un sacco di altra roba, anche 4 diamanti. Qui anche altra roba e cose che si cuociono su cose che si cuociono. E allora, siamo finalmente pronti ad entrare. Molti di voi mi hanno detto che praticamente questa statua qui era storta, perché doveva essere, cioè si può speculare rispetto a quest'altra, però avevo la stessa gamba girata, cioè questa c'aveva questa gamba qui a sinistra e anche questa ce l'aveva alzata qui a sinistra, e tipo lo scettro si infilava nella gamba, era tipo una merda, non so perché l'avevo fatto, però adesso l'ho sistemato e le ho messe tutte quante in ordine e speculari. Come vedete, c'è, cioè, a parte un Onyx gigante lassù con la skin nuova fighissima, questa è entrata nella mia palestra, ci sono questi due golem che fanno ehi Kiko, benvenuto nella palestra di Matteo. E poi se si entra qua, qua c'è una porta appunto dove si entra, perché nelle porte ci si può, tu ci puoi entrare nelle porte, incredibile. E qua c'è scritto Matteo Fast Gym, Matteo, e qua ci sono le regole della palestra, perché sì, ogni giocatore, cioè ogni youtuber avrà una propria palestra con delle proprie regole. Intanto qua mi sto strozzando con le cuffiette. Quindi ogni palestra avrà delle regole diverse. Io ho scelto, diciamo, per quello che potevo fare, le regole più simili, diciamo, a quelle del VGC. Cioè abbiamo un 4 contro 4. Allora, vi leggo in breve le regole. Poi se ci sono problemi, non si capisce o cose varie, scrivetemi nei commenti, che non sono a fuoco. Adesso sì. Scrivetemi nei commenti, magari vi spiego, oppure magari ditemi se devo cambiare qualcosa da questi cartelli. Allora, si compone una squadra di 6 Pokémon diversi, quindi sia il capo palestra che lo sfidante. Ogni Pokémon può avere un oggetto, ma non possono esserci oggetti doppi. Quindi gli oggetti devono essere tutti diversi per ogni Pokémon. Al momento della sfida il capo palestra mostrerà la sua squadra, quindi i 6 Pokémon, allo sfidante, e lo sfidante farà lo stesso. Dopo aver analizzato la squadra dell'avversario, ogni giocatore sceglie 4 Pokémon della propria squadra ad insaputa dell'altro. Cioè io guardo i 6 Pokémon dell'avversario, penso a quali Pokémon della mia squadra che ho scelto potrebbero andare a fare bene contro la, contro la sua squadra, e quindi ne scelgo 4. E la stessa cosa farà lo sfidante, che ne sceglierà 4 della sua squadra dopo aver visto la mia. Alla fine di questa scelta, diciamo, inizia la sfida, che seguirà le regole della lotta in doppio, cioè 2 contro 2 con 2 Pokémon nella squadra, e si possono cambiare tutto quanto. C'è stato un problema, diciamo, con i livelli, perché abbiamo livelli diversi, chi più chi meno. Ma ragazzi, ma ero in quello, what the fuck? Ma che cazzo, raga? Aspettate un attimo. Ma che cos'è? No, raga, che cos'è? Ma che cos'è? Ah, insegna mosse. Ah, carino. Vi insegna una mossa a Butterfree. Ma ci vedo di piccare in tua casa. Niente, pensavo fosse Aerobrine, invece era una cacchetta. Oh raga, c'è una grana enorme. Allora, comunque, senza perdere tempo, torniamo subito al nostro muro delle regole, che è un muro molto molto bello con dei cartelli. E praticamente stavo dicendo, abbiamo dei Pokémon di livello diverso, quindi abbiamo detto sono ammessi tutti i Pokémon fino a livello 70. Quindi io bloccherò l'esperienza dei Pokémon tramite un comando che è tipo qui, forse, no, dov'è? Statistiche. Vediamo un po', è qui, questa L qua mi permette di bloccare il livellamento di Pokémon, da quello che ho capito dalla wiki. Non sono sicuro al 100%. Quindi ad esempio l'Alias, che è già al 70, io l'ho bloccato, in modo che non può superare il livello 70 anche se ammazza Pokémon. E quindi ogni volta che raggiungerò il livello 70 con un Pokémon lo blocco, in modo che non c'è il rischio che poi non posso combattere nelle altre palestre. Quindi sono messi tutti i Pokémon fino al livello 70. È consentito l'uso di un solo Pokémon leggendario. E
può essere portato un Pokémon fuori quota, quindi che supera il livello 70, però il massimo deve essere 80. Queste ovviamente sono le regole della mia palestra. Ognuno magari può dire, che ne so, io voglio fare i Pokémon fino al livello 10 e quindi per forza andare a sfidare e batterlo con i Pokémon che sono a livello 10, capite l'intelligenza? Cioè, la figaggine della cosa, ognuno ha le regole proprie. Finalmente è arrivato. Ah, ok, c'era anche un altro lettero nascosto qua. No, a parte un Rhydon che mi sfida, che fugo malamente. Perfetto, cioè tipo, ovviamente non si usano pozioni revitalizzanti, eccetera, eccetera. Ma era ovvio, penso. Allora, Matteo Fire Gym, finalmente entriamo in questa fottutissima palestra e abbiamo l'entrata. Questa è una porta un po' magica. Si entra e abbiamo tre vie con dei cartelli. Qua c'è l'entrata del capo palestra, che è molto molto figa secondo me. Qua ci sono le tribune e qui c'è l'entrata dello sfidante. Andiamo prima a vedere le tribune, così vedete il campo che è veramente fighissimo. E se entriamo vedete che ci sono tutte queste bellissime seggiole, che in teoria non mi fanno vedere, sono solo per bellezza, perché non è che tu riesci a vedere il campo sotto. Però magari chi sta qua riesce a vedere anche chi sta qua. A parte qui manca un blocco che sto per mettere subito, perfetto. Chi sta qua può ovviamente vedere il campo e si vede abbastanza bene ed è molto molto figo secondo me. Molto 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 figo. Anche di qua ci sono le panchine per sedersi. E qua c'è una porta, ho scritto zona VIP, ed è un'idea secondo me geniale, fighissima. Praticamente i VIP che vogliono assistere al nostro scontro, ovviamente non è che vengono le persone ad assistere, è un po' per fare bella la palestra, possono entrare e mettersi direttamente in questa bellissima cupola di vetro, che poi non è una cupola, è tipo un quadrato però, e possono assistere all'incontro da qua sopra. Secondo me è un'idea molto molto figa. Poi uscendo da questa zona si può entrare, sempre passando dalla galleria da cui siamo arrivati, dove siamo arrivati, si può andare nella zona del capo palestra, cioè la mia zona. Si scende qua, si arriva ancora scendendo altre scale profonde e si arriva in questo piccolo salotto tipo spogliatoio, dove ci sono due casse vuote che poi andremo a riempire con delle nostre cose che ci serviranno per accogliere i nostri sfidanti. Un computer con i nostri bellissimi Pokémon, un letto e manca l'healer, che sinceramente non avevo sbatti di craftare, quindi chiederemo a Marco che ne ha infiniti, o a Marci che ne ha infiniti, di piazzarcene uno qua e uno dall'altra parte. Poi aprendo questa porta si accede finalmente al campo, dalla zona ovviamente del capo palestra, quindi che è molto più figa, molto più bellissimissimissima. E questa qui appunto è la zona della palestra, quindi è il campo. Io in verità lì alla fine ho messo questa vetrata perché volevo fare una cupola di vetro, ma non avevo TNT per spaccare tutta quella cosa sopra, perché è un po' ingombrante tutta quanta la terra e la clay che c'è sopra. Di qua è tutto piatto. Inizialmente avevo pensato di fare tipo una galleria con altri posti a sedere, con tipo un percorso sotterraneo anche qui. Però veramente raga, ci avevo messo tantissimo. Voi non immaginate, io ho scavato tutto questo a mano. Voi immaginatevi le ore che io ci ho messo per scavare tutto questo con dei picconi. Cioè, è veramente assurda come cosa. Poi, andando, cioè tornando indietro, non andando avanti perché non è che andiamo avanti. Tornando avanti, okay. Andando indietro, ripercorrendo il percorso di prima, andiamo appunto qui, questa è l'entrata. Andiamo all'entrata dello sfidante. C'è questo bellissimo pattern, fighissimo, alternato. Si scende e come vedete c'è già una piccola vetrata sulle scale che fa vedere lo stanzino, diciamo lo spogliatoio dello sfidante. Noi entriamo, benissimo, anzi mi lasciamo anche un cartello. Spogliatoio sfidante. Ok, perfetto. Si entra e abbiamo due casse, come è nel mio spogliatoio, il computer, il letto, una crafting table. E poi c'è un piccolo laghetto, un piccolo fiumiciattolo che scende da sotto le scale, forma questa piccola fontanella molto carina. E poi qui volevo mettere un po' d'erba, un po' di fiori, ma pensandoci bene, per far arrivare qui l'erba verde devo mettere un blocco con l'erba sopra e dovrei prenderlo con il tip touch, che non ho. E quindi non ho avuto sbatti, ho detto beh, lasciamo la terra, poi in caso aggiorniamo. Poi qui c'è questa piccola, questo piccolo archetto tipo, che mi porta in quest'altra zona. Quest'altra zona è molto figa perché qua c'è una vetrata che dà di fuori, quindi possiamo vedere la mesa di notte con un bellissimo lago, come potete vedere dalla mappa, che non apre. Ok, eccola qui. E poi molto molto bello secondo me è qua, che c'è questa piccola vetrata che ci fa vedere anche il campo. Cioè, così lo sfidante si prepara psicologicamente a perdere, perché con me tutti perderanno, perderò tutte le partite, io vinceranno tutti. Poi qua c'è l'ascensore, basta salire qui sopra e premere shift, che automaticamente ci teletrasporta giù. Noi stavamo qua sopra prima, ci teletrasporta niente da qua a qua, è molto molto figo. E poi quasi ci si combatte con il capo palestra che esce da di là.
E raga, lì dovrei tappare, lo so, però sono molto soddisfatto di quello che ho fatto. Cioè, voi immaginate che qui c'era, prima non era stone, erano tutti blocchi diversi, anche qui stone non era, erano tutti minerali, ghiaia, blocchi di qualsiasi genere. Io ho appiattito tutto quanto con la stone cotta, ho fatto un casino. Qua per fare il campo arancione ho fatto un casino uguale. Quindi sono un sacco soddisfatto di come è uscita, perché sono contentissimo, sono veramente veramente contentissimo. E niente, questa è la mia palestra. Avevo intenzione anche di mettere nella mia palestra all'entrata una specie di porta nascosta, cioè un'altra porta che porta una porta che porta, assurdo, incredibile, che porta alla sala dei trofei. Cioè non so se mettere ad esempio questa stanza dove andrò a mettere le tipo delle le medaglie che conquisterò battendo gli altri amichetti, non so se metterla appunto in questa palestra, quindi in una stanza qui. Oddio, ho spaccato la torcia, una torcia è vitale per questo mondo. Aiuto, ok. Non so perché lagga. Ok, no, non era qui, era qua, perfetto. Non so se metterla appunto qui nella palestra, questa sala d'onore, o metterla a casa. Perché oggettivamente sarebbe figa a casa, ma sarebbe figa anche nella palestra, ecco. E fatemi sapere voi nei commenti dove preferite. Poi, ho catturato completamente a caso. Adesso vi faccio vedere andando nel mio stanzino qui sotto. Anzi, innanzitutto ho lasciato un bellissimo mi piace per la palestra, perché cioè sono veramente contento di come sia venuta. Sono veramente veramente contento. E fatemi sapere se vi piace con un commento e cosa modifichereste o cosa aggiungereste, non cose eccessivamente abnormi. Stavo dicendo appunto, scendiamo un attimo nella mia entrata del capo palestra. Bellissimo, il mio spogliatoio. Possiamo dire che non è neanche una porta d'accesso. Forse dovrei farla una porticina qui, però ok. Scendiamo e andiamo nel... Ah, no, c'è la crafting table, sono scemo, pensavo di non averla messa. Andiamo nel mio computer e come vedete ho catturato due Pokémon completamente a caso. Ero in università perché ogni ora di buco per costruire la palestra era buona. E ho catturato lanciando una Ultra Ball a casissimo, un Tyranitar e un Duskull. Così a caso l'ho tirata, ne avevo due nell'inventario e l'ho catturato. Infatti tipo ieri mi ha spawnato Mesprit e Latias, e non avendo Ultra Ball li ho shottati giusto per fare un po' di esperienza, ma niente di che. Questo Tyranitar io voglio vedere, perché voglio vederlo, perché a parte che è al 69, cioè fermatevi, e poi Duskull è al 31, Dusk Noir addirittura potremmo fare, sarebbe molto molto interessante. Tyranitar qua dentro non c'entra, quindi mettiamo un attimo Duskull. Carino, molto molto carino, molto 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 carino secondo me Duskull. Allora, se si girasse, scemo brutto, vabbè, non fa niente. Intanto andiamo a vedere le statistiche. Abbiamo l'attacco speciale invece che l'attacco, la sfigaggine. Però vabbè, è bello grosso. Le mosse, vabbè, furtivombra è una di quelle mosse che dici furtivombra, cioè proprio furtivombra, che secondo me è molto molto utile. Poi Duskull è scappato non so dove, intanto riprendiamo. Lo usciamo un attimino fuori a farvi vedere, cioè esco fuori a farvi vedere Tyranitar, perché non l'ho visto neanche io, l'ho semplicemente catturato, ma il mio unico intento era finire la palestra, quindi non già mi ha tanto molto peso. Madonna, raga, è fighissimo, non è gigante, però è molto molto figo, infatti è normale dimensioni. E natura bashful, non gli aumenta e non gli abbassa niente, buono così. Vediamo un po' le mosse. Terremoto, molto molto bene, soprattutto una lotta in doppio se andiamo a unirlo insieme a Butterfree, Fulmindenti, che potrebbe essere una bella mossa a sorpresa. Morso e colpo che va levato, perché anche se leva 120 per 3 turni o per 2 turni fa solo colpo e poi viene confuso, quindi è inutile secondo me quella mossa, anche se leva tanto. E niente, Tyranitar, complimenti, sei molto utile e molto bello soprattutto. Già tutti c'hanno Tyranitar, io adesso ce l'ho. Niente ragazzi, quindi spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, lasciate un bellissimo mi piace se vi è piaciuta la palestra. Nel prossimo episodio vi andrò a far vedere il mio team, penso ufficiale, non lo so ufficiale, diciamo il team con cui penso di andare a sfidare le altre palestre e con cui penso di farmi sfidare nella mia palestra. Ovviamente lasciate un bellissimo mi piace, commentate questo video, iscrivetevi se ancora non foste iscritti, passate da Instagram, mfire97, it's very beautiful. Una volta per tutto, vi saluto, linea allo studio.